Cibo biologico, opportunità in tempo di pandemia. È questo il titolo scelto per la giornata del biologico 2020, organizzata all'agriturismo Gentilrosso a Fenile di Fano dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. La stretta attualità al centro della giornata, che ha preso il via con i saluti del direttore Gianfranco Santi. Abbiamo voluto organizzarlo non come convegno ma come conferenza stampa, perché riteniamo che la sensibilizzazione ai consumatori, ai cittadini tutti, rispetto al consumo marchigiano e al consumo in modo particolare del prodotto biologico, oggi sia una situazione che va assolutamente condivisa e nello stesso tempo va poi, io mi auguro, consumato, in particolare anche in queste feste, tanto del prodotto biologico, tanto del prodotto marchigiano. L'iniziativa, che si svolge da oltre 20 anni, ha visto la partecipazione di diversi relatori, dai vertici degli enti organizzatori a quelli di Anabio, fino alle autorità civili, regionali e provinciali. Purtroppo questo periodo di pandemia ha creato dei problemi ai nostri produttori, però l'economia marchigiana sul bio è un'economia che negli ultimi anni sta sempre aumentando il proprio fatturato. Abbiamo notato che tanti giovani stanno entrando in questo settore. Dobbiamo trovare oggi il sistema anche di posizionare queste aziende su alcuni settori di e-commerce per poter far vendere i loro prodotti. Dovremmo trovare quei finanziamenti, prosegue Sabatini, insieme alla Regione Marche, e per questo stiamo collaborando con l'assessore e vicepresidente Mirko Carloni. E dobbiamo essere bravi a intervenire non solo con la politica dei sussidi, come è stato fatto in passato, ma cercando di sviluppare l'imprenditorialità e in modo particolare i mercati esteri, dove i nostri prodotti possono essere venduti con un prezzo più alto, in modo da lasciare più valore a chi produce e chi lavora la terra, e fare in modo che fare biologico, fare biodiversità, valorizzare le eccellenze del nostro terreno, della nostra terra, sia davvero, oltre che bello, anche conveniente. Noi vorremmo semplificare, fare in modo che i soldi che l'Europa mette attraverso il piano di sviluppo rurale siano percepiti dagli agricoltori come soldi delle imprese, e la regione deve essere il veicolo con cui questi soldi vengono dati, ovviamente rispettando le regole, però senza gravami burocratici.